C'è stato un momento veramente florido a Sanremo in questo periodo, ed è un periodo che spero torni. In quegli anni la cosa bella era che andando in giro per Sanremo scoprivi veramente una connessione diversa, una connessione con la musica che era oltre il percorso del festival. Signore e signori, buonasera. Allegria. Sono lieto, felice di presentare il vincitore del Festival di Sanremo. Fa strano raccontarvi di quegli anni. Voi, sembra passato una vita. Eroi, in realtà non è passato molto. Siete superflui, che siete superflui. Ed io che cerco ancora Dio. In pochi versi di animali e di poesia. Se fosse l'aria, questa preghiera che racconterà di me. Mi chiamo Cristian Gullone e sono un cantautore. Fin dalla più tenera età mi sono convinto della facilità di fare il cantante a Sanremo. Probabilmente non avevo ancora fatto i conti con la realtà. A prendermi con me sarebbe solo la primavera di una morte che non c'è. Mi accontenterei di poche foglie di te. Sarete voi a insegnare le pozzanghere che bagnano l'asfalto a non sentirsi. La scena musicale Sanremo è particolare per 5 giorni nella città della musica e per 360 giorni è qualcosa che va oltre. Che non è una città morta, ma è una città un po' deserta. È una città nella quale si possono fare tante cose, ma che purtroppo se ne fanno sempre meno. Chissà perché, poi non lo so. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Questo appellativo di città della musica è solo un marchio, perché secondo me non lo è. È la città della musica, ni come tante altre città italiane. Questa città aspetta il Festival di Sanremo una volta all'anno come la manna dal cielo. C'è un sacco di persone, un sacco di amici che fanno delle cose molto belle, molto interessanti, ma non si può parlare di scena musicale, si può parlare di persone che fanno musica. Uno di questi, con cui ho condiviso il palco un sacco di volte, è Steve Foglia, il battero. Lui è uno di quelli che si è sempre sbattuto, si è autoprodotto due dischi da solista, ha avuto collaborazioni e ha suonato con decine e decine di band sanremesi. Lui la pensa così. Quello che posso dire è che sicuramente la maggior parte delle persone non gli interessa nulla della musica. Essendo una città molto piccola, comunque sia concentrata per lo più di fighetti, la gente diciamo ha più attrattivo andare a fare la serata in Piazza Bresca e bersi due sciottini piuttosto che andare in un locale a sentire buona musica. È molto complicato capire qual è la realtà della musica sanremese. Ognuno, in fin dei conti, ha la sua idea. Penso che lo stato di salute di una scena musicale sia difficile da misurare oggettivamente. Penso anche che probabilmente se avessimo chiesto ai musicisti di Seattle di fine anni 80 se pensavano che la loro città avesse una scena particolarmente ricca o innovativa, il 90% avrebbe risposto di no, figurati, siamo pieni di problemi, eccetera, eccetera, e poi da lì il grunge è esploso. Credo in questo distinguo, che Sanremo è la città del festival, non è la città della musica, e le due cose, per quanto collegate, non sono la stessa cosa. Suonare tra amici qua a Sanremo, posso dirlo, si fa bene ed è anche molto piacevole e ci sono probabilmente più opportunità qua che da altre parti. Se hai qualcosa da dire, riesci a farlo. C'è però l'opinione comune che ci sono pochi spazi per la musica originale. Questa rimane ai margini della società. E per cantautori come me è complicato poter emergere. Per me è una cosa bellissima mettermi a fare musica mia, a fare dischi come ho fatto fino adesso,
con gruppi o da solo, però purtroppo decidendo che la musica diciamo, diventa anche un'occupazione, chiaramente non posso vivere solamente di queste cose, ma devo anche, diciamo, trovare un compromesso, e lo trovo facendo dei gruppi cover per fare delle serate, altrimenti qua non si può suonare. Ci sono locali che fanno suonare brani originali o band che propongono pezzi originali a Sanremo? È difficile. Però anche lì è difficile capire il perché, no? In realtà dal punto di vista del musicista, il musicista ti può dire, oppure il cantautore, no? Ti può dire manca la musica originale perché il pubblico è pigro e allora il pubblico deve essere, come si dice, non è più abituato, non è educato a sentire cose nuove. Dall'altra parte il pubblico potrebbe dire no, guarda che sei tu che mi proponi qualcosa di nuovo che non mi prende. Sanremo non è la città della musica, in quanto l'Italia non è molto musicale. C'è una crisi veramente dura, ma non è solo, non è dal lato economico, io penso, ma proprio dal lato culturale. Nei tempi c'era un'attenzione per la musica live veramente forte, bastava un concerto per attirare i giovani, adesso non è più così. La situazione potrebbe migliorare se appunto i gruppi iniziassero a costruire, diciamo, più uno spettacolo, anche perché la gente quello che vuole è passare una bella serata, e una persona non può passare una bella serata stando seduto a bere una birra ascoltando un gruppo che fermo impalato. Di conseguenza preferisco più una band che magari mi sbaglia 5 volte sul palco, non è precisa, però mi offre uno spettacolo, interagisce con col pubblico. È difficile capire come o di chi sia la colpa, ma siamo arrivati al punto che sempre meno locali fanno suonare live. Certo, ci sono isole felici come la Cava, ma in confronto a qualche anno fa i posti sono sempre meno. A Sanremo mancano i locali perché qualche anno fa ce n'erano 5-6, direi. E poi sono diventati 2-3, poi qualcuno ci prova. Per un imprenditore è un rischio. Cioè, lo può fare una volta, se gli va male cosa succede? Nicola ha aperto un ristorante in pieno centro a Sanremo. Ecco, lui è uno che ci ha creduto, che vuole fare qualcosa, anche per promuovere il locale. Non c'è niente di male. Però sta avendo difficoltà. Il problema maggiore è le spese che dobbiamo affrontare, oltre chiaramente al cachet degli artisti, che sicuramente se lo meritano. Il fatto che la SIAE ci chieda una percentuale sul nostro incasso, io lo trovo sinceramente assurdo. E allora ti ritrovi magari ad organizzare una serata dove, oltre che pagare il cachet, devi pagare la SIAE, poi magari fai 10-15 persone, allora a quel punto lì non ci sta più dentro con le spese. Uno di quei locali che è riuscito a trovare un format vincente è il Picco del Gaio. Noi facciamo suonare prima il live, un'ora e mezza, 2 ore di live, dopodiché attacca il DJ, il popolo del live se ne va, entra quello della disco, e con quello della disco fai il cassetto che ti permette di fare anche il live. Io sono del lontano 1964, di conseguenza mi sono visto tutta la storia del rock inglese, americano e anche italiano, e ho la passione, e di conseguenza fin quando posso riesco, faccio suonare queste band. Questa situazione è un po' incerta. Voi cosa mi consigliereste di fare? Conviene andarsi. Sempre. Ma non perché Sanremo, noi bene o male siamo sempre difesi. Subiamo un calo, una crisi che è nazionale, non è perché Sanremo è Sanremo. Se si decide comunque di far diventare una passione come la musica un lavoro vero e proprio,
io non vedo una grande possibilità in Italia. Claudia è originaria di queste parti, è una di noi. Mi ricordo quando suonava qua, poi ha deciso di trasferirsi in Francia per avere più opportunità. Sono 11 anni che vive a Nizza e da lì non se ne vuole andare. Solo in Francia, solo a Nizza si sente la differenza. Le persone sono molto più curiose, le persone vengono ai concerti, anche quando non sanno di che si tratta, pagano un biglietto, comprano dei dischi, si muovono di casa, hanno voglia di conoscere, credo che proprio sia una questione di curiosità. Non mi ricordo sinceramente di un concerto senza pubblico, di un concerto con un pubblico piccolo. E infatti all'inizio ero molto sorpresa. Una realtà molto diversa da quella che spesso viviamo noi musicisti in Italia. Andrea, come me, ha avuto esperienza anche in altre città italiane, soprattutto con i Rosso Margot, band metà sanremese e metà milanese. Io mi sono trovato spesso in situazioni dove sei lì che dai tutto, è suonato bene e quant'altro, e la gente... No, tu un applauso lì, un applauso là. Uno non lo fa per gli applausi, ma vuol dire che non c'è stata neanche attenzione nei tuoi confronti. C'è posto per la musica perché la musica ha un ruolo, il musicista è riconosciuto come un lavoratore, come qualcuno che si impegna. Quello che tu stai facendo nel momento in cui stacchi un 4 è frutto di mesi e anni di prove, di soldi spesi. Cioè, tu ogni volta movimenti migliaia di euro di roba tra la strumentazione e la tua formazione. Finché non ci sarà coscienza di questo, tu sarai sempre trattato come quello che va lì e gioca, e invece io sto lavorando, e da questo discendono poi tutta una serie di comportamenti, di atteggiamenti errati, no? Nei confronti della musica in generale, oltre che di te in particolare. Io ho deciso di rimanere. Ho deciso di vivere qua a Sanremo, ho deciso di lavorare qua a Sanremo, e ho deciso di creare a Sanremo. Sanremo ha il giusto contatto col mare e con la montagna che mi permette di sentirmi a mio agio nello scrivere delle sue storie, del suo essere anche così strano, no? Perché Sanremo è una città strana, una città che è molto semplice da amare ed è anche molto semplice da odiare. Come me tante altre persone ci credono, siamo qua e qui una volta non c'era niente, l'hanno messo a posto, è diventato un bel anfiteatro, è arrivata l'associazione Fare Musica e ha detto facciamo Rock in the Casbah. Ho dimenticato di svegliarmi in tempo, ho dimenticato di essere contento. Abbiamo creato questo, il festival rock per eccellenza della nostra zona, ed è penso il fiore all'occhiello della mia carriera. Larry è uno che comunque non si può dire che non si sia sbattuto, nel senso ha tirato sulla Casbah dal nulla e poi alla fine è diventato un festival che è più di 10 anni che esiste, presente sul territorio e crea opportunità. Ci sono stati, volente o nolente, che ti piacciano o meno, comunque degli headliner di rilievo. È una cosa che funziona e che ti dà la possibilità di farti sentire, tant'è che se non fai brani originali alla Casbah non ci vai. La stessa cosa è successa poi con Alessandro, con Claudio, parlo di Alessandro Lanteri, di Claudio Porchia, con cui abbiamo attivato qualche anno fa, e si parla già di tanti anni fa ai noi, il discorso del Red Music Festival. All'epoca c'era una situazione in città abbastanza complicata, tutta una serie di espressioni musicali più giovani trovavano difficilmente spazio in città. Noi abbiamo sempre cercato di essere il primo palco, diciamo, organizzato professionalmente, che un musicista esordiente andava ad affrontare. Un'altra iniziativa a suo modo più semplice e forse solitaria è stata quella che ha tentato il cantautore Amedeo Grisi. Un po' per esperienza personale e un po' per cambiare il volto della città, Amedeo ha provato a suonare per strada. Amo fare musica in strada, è un'esperienza che volevo fare, perché suonare in strada comunque sia, sei libero di fare quello che vuoi, è una cosa che comunque almeno a me mi appaga tantissimo.
L'idea di Amedeo era quella di mettersi a suonare in alcuni dei quartieri che vengono generalmente considerati più degradati. Immaginatevi un po' Sanremo, se ogni angolo, ogni posto, no? Ci sarebbe stato un musicista, ma in questi posti qua, soprattutto. Era proprio questo, il turista che gira l'angolo, anziché vedere quella cosa sbagliata, vedevano, insomma, la città in musica. Una zingara a scarpe rosse, il cielo sembra guardarle. Un altro grande musicista che ha tentato questa strada a Sanremo è stato Davide Laura, nato a Milano ma figlio di un chitarrista sanremese. Lui ha avuto meno fortuna. Qualcuno non ha gradito la sua presenza in via Matteotti. Lo abbiamo chiamato a Chicago, dove sta registrando il suo nuovo disco. Due vigili mi hanno chiesto se, anche gentilmente devo dire la verità, se potevo, insomma, finirla lì, visto che c'erano state delle lamentele da parte di qualche commerciante, non lo so neanche poi da parte di chi, ma non è rilevante, non è la prima volta che succede, e chi suona per strada sa benissimo che è del tutto normale, anzi, a me ha fatto molto piacere chiaramente ricevere tanti messaggi di, diciamo, sia di incoraggiamento, sia di vicinanza, che di apprezzamento, certamente questo fa molto piacere. È interessante chiedersi come mai c'è stata una reazione così forte da parte delle persone. Forse la gente ha voglia in realtà di ascoltare musica, ha voglia di cose belle. Insomma, credo che comunque sia una voce comunque che debba essere ascoltata, perché esprime qualcosa, esprime un'esigenza, che questo secondo me è il dato più importante di questa vicenda. Nonostante questa scena un po' particolare e complicata, buone speranze arrivano dalle nuove generazioni. I Scissor sono indubbiamente una delle grandi novità. Sono giovanissimi, con un'età media di 16 anni, ma hanno le idee ben chiare. Volevamo fare qualcosa di nuovo, cioè, vedendo tutte queste cover band che ci sono a Sanremo, abbiamo pensato invece di fare qualcosa di nostro. L'ispirazione o lo stimolo c'è, sì, perché poi quando dico mi è uscito veramente un bel pezzo che poi da suonare insieme mi emoziona, perché suonandolo insieme, tutti facendo, aggiungendoci abbellimenti, cori, è molto bello dire questo l'ho scritto io. Suonare con i miei amici, soprattutto scrivere io i pezzi, cioè non suonare cose di altri, poter fare una cosa mia e farla sentire alla gente, proporla, è una cosa che mi fa sentire realizzato, perché è un po' un modo di mettersi in gioco. Un'altra realtà giovane è quella della Amiconi Booking, un gruppo di ragazzi che organizzano eventi, soprattutto di generi underground. Allora, l'Amiconi è nata l'anno scorso dal problema che appunto non c'era nulla, non c'erano eventi, non si riusciva a suonare e non si riusciva a organizzare nulla nella provincia. Il principio nostro è di far suonare gruppi che facciano pezzi propri, cioè cover band. Non è il nostro caso. Organizzare alla nostra età è un pochino più difficile sul fatto che magari i locali non ti prendono sul serio subito. Invece è comunque un fatto che abbiamo una testa diversa e magari riusciamo a vedere il gruppo underground che può fare qualcosa. Cabro, ma allora tu scrivi canzoni, ma sei come me. E allora io questo che vorrei, che tutti quanti pensassero che tutti quanti noi siamo uguali. Le cose nuove, se sei senza aiuto. La vera scommessa sia oggi come oggi creare una rete e cercare di fare in modo che tutti i cantautori, tutte le persone che fanno musica, che scrivono canzoni, si incontrino finalmente, magari seduti e magari a bere un caffè, magari sorridenti. Stare zitto, non pensare, lavorare, integrare, produrre, consumare. Da questa idea di rete che sto cercando di portare avanti da molto tempo, nascono determinate situazioni, determinate esperienze.
l'ultima in ordine di tempo è quella con il manifesto del cantautorato ligure, dove io ho chiesto alle persone, ai cantautori, amici, di scrivere cosa secondo loro suonare nella musica d'autore oggi. Quello che è stato bello è che il manifesto del cantautorato ligure ha subito raggiunto un sacco di persone che hanno scritto. E ne è venuta fuori un bel documento che è in continua formazione, in continuo movimento, un work in progress, un qualcosa che va avanti. Se vuoi ridere, devi saper piangere. Per cui la musica, l'arte, il teatro, il cinema, sono tutte cose che non andranno mai a sparire finché ci sarà l'uomo e finché l'uomo ne sentirà la necessità, e la necessità c'è. Allora il gioco qual è? Il gioco è quello di farlo tutti insieme, perché è molto più bello. E mettiamoci a ballare come sulle onde, attracchiamo in questa sponda dove è permesso ridere. È libero le mie ossessioni, fatemi volare via. Questa è vita, non è malattia. Questa è vita. No, i miei demoni io non li sedo, mi servono. No, i miei demoni non li sedo, mi servono. Mi servono. No! 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 Fanno ridere. (Ride)